Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato un fratello. Questa pagina del Vangelo di Matteo, che in questa domenica ci viene proposta nella liturgia della parola, è una sorta di monito per coloro che dirigono le comunità. Qual è questo monito? È quello di non escludere nessuno, senza prima aver tentato di correggerlo con tutto quello che è possibile. Infatti Gesù dice: se qualcuno sbaglia, ammoniscilo tra te e lui. Se ripete lo stesso errore, chiamalo con un'altra persona. Se ancora sbaglia, chiamalo davanti alla comunità. Noi sappiamo bene che siamo tendenzialmente portati a fare gruppo. Il gruppo a volte diventa branco quando c'è da difendersi, ma resta tale se appunto c'è qualche pericolo imminente. Gesù nel Vangelo di oggi non parla di gruppo, ma parla di comunità, parla di ecclesia, cioè questa comunità di persone che è posta lì per aiutare il fratello a rincamminarsi, a quasi ridonargli la vita, la possibilità di ricominciare. Ma dovremmo anche tenere conto che siamo una comunità che insieme cammina verso colui che ci convoca. Ecco il senso vero della Chiesa, dell'Ecclesia. Siamo convocati, siamo chiamati per vivere questo incontro con Lui, in questo dinamismo insieme. Ecco perché il fratello ha bisogno di noi, ha bisogno di essere corretto, ha bisogno di essere aiutato. Gesù ci parla anche di un criterio, ed è il criterio della gradualità, un po' alla volta. Noi tendenzialmente, quando nelle nostre comunità, ma anche in quella che è la vita sociale, ci accorgiamo di un errore commesso da uno dei nostri amici oppure da uno dei nostri fratelli cristiani, siamo pronti subito per sbranarlo. Ecco, Gesù ci invita invece a vivere quella carità che diventa accompagnamento, che diventa capacità di reintegrare la persona, anche se l'errore è stato commesso, ma questo non conta agli occhi di Cristo. È necessario che la comunità diventi tale, resti tale, ecclesia, e non diventi branco di lupi. Thank you.